Ma buongiorno, buongiorno, buongiorno. Hola, chica, la chichi, chavelli, chavelli, ciao, 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 ciao. Allora, scusatemi la faccia, ma sono di ritorno adesso dal lavoro. Siccome non ero del tutto struccato, ho detto fosto, ho detto video, perché se no non lo faccio più. E quindi mi sono data un po' di rossettino e là. Allora, io vi amo, io vi adoro, lo sapete. Perdono se veramente mi faccio vedere pochissimo, anzi stamani vorrei riuscire anche a fare un make-up di Natale giusto per. Ci avrei da farvi anche il video outfit del giacchetto che anzi bisogna lo faccia. E allora vi volevo aggiornare. A parte che stamani sono stata dalla Kiko e hanno rifatto, adesso c'è un'altra ancora nuova collezione, ultima, oltre all'ultima, con delle palette. Però, cioè, ragazze, veramente, cioè, io non sto comprando niente. Uno, perché questo mese non ho preso un granché, perché il mese bello gadollo è quello del mese prossimo. E poi perché, ora vi spiego. Allora, sto uscendo con un ragazzo, sto uscendo con un ragazzo che mi ha fatto perdere il lume della ragione. Io, ragazze, cioè, allora, a parte che una settimana ci si vede, quindi non è che sono innamorata, giustamente, ragazze, però non ci metto più le mani. Io ve lo giuro che non ci metto più le mani. Allora, comunque, quello che ho addosso è Cement di Line Crime. Ho preso Cement e Salem. Le pagai meno perché c'era lo sconto. Quindi sono totalmente, follemente innamorata. Mi viene da dire da pe... Allora, io innanzitutto voglio ringraziare Jessica Tanani, Ottonani, a cui mando un bacio e mi ha mandato un pacchettino. Io purtroppo quest'anno non credo neanche mi farò il regalo di Natale, però c'ho tutto, non mi manca niente, quindi... che vi stava a dire? E quindi mi sono scordata... E quindi sono strapresa, cioè io veramente, ragazzi, sto impazzendo. Ah, già, vi stavo dicendo che tutto questo tempo che io comunque sono stata fidanzata, mi viene da chiedermi se veramente, cioè non era più amore, cioè era comunque una questione d'abitudine, cioè ero abituata a stare con lui, cioè per carità, gli volevo benissimo perché voglio dire, per me era il babbo dei miei figlioli. Però ragazze, io ho perso la testa, cioè io veramente ve lo giuro ho perso la testa. Allora, l'altro giorno sono andata a fare il tatuaggio, ho fatto il video, è stata una cosa breve perché come vedete ho fatto soltanto quello nel collo, perché gli altri, non avevo, non, le altre comunque avrei dovuto fare quello del mio nonno, non avevo, ho avuto poco tempo e i soldi comunque questo mese scarseggiavano, quindi ho detto lo faccio il mese prossimo. E quindi vi ho fatto quel mini vlog, avete visto? E poi ho allargato pure la lingua. Siamo tipo a 2,4 e arriveremo un bel po', perché se tutto va come deve andare la vorrei biforcare senza appunto né chelidizzarla, insomma, bruciarla perché si può fare in quel modo, o altrimenti tagliarla perché il mio babbo mi spacca la testa. Ragazzi, ve lo farò conoscere perché lui, a differenza di Emanuele, che come vi ricordavate non voleva, lui anzi si vuole. Gli ho detto: guarda, ti faccio conoscere i miei cicli. E lui è tutto, ha detto: sì, è contento. Quindi è speciale. Allora, premetto che giustamente i primi tempi sono sempre migliori, però nel senso io ero riuscita con delle persone quando magari non stavo Manu, buon figliolo, cioè a me mi ha rapito la testa, cioè veramente. Allora, da una parte sono preoccupata perché dico, oh mio Dio, ma che cazzo mi ha fatto? E dall'altra sono felice perché comunque mi rendo conto che tra noi, fra me e Manu, non andava più. E da una parte va bene così, devo lavare sia questo che a 26 anni, quindi è 4 anni più piccolo di me, però sì, un trentenne gli fa una pippa, cioè lui a un trentenne gli fa una pippa, veramente superiorità. E quindi niente, vi volevo tenere dire questa cosa, vi farò vedere
Questi ora per benino così vi spiego anche tutto e vi chiedo umilmente perdono se sarò meno presente, però mi dovete capire, cioè io quando ho 5 minuti liberi e non so, al lavoro le passo con lui, cioè. E boh, ribadisco, boh, che vedevo di. Cioè, da farvi vedere dei prodotti della Kiko. Stamani sono passata alla Kiko, io ho preso il mascara e poi vi farò invece vedere dei regalini che mi ha fatto la mia mamma, sempre della Kiko, perché io non ho più comprato assolutamente niente, anche perché c'è un casino qui sopra, oh mio Dio. Ci avrei da farvi video di beige, ci avrei da fare un sacco di cose, ma non. Io sono tutta così ora. E quindi niente, spero che stiate bene. Naturalmente vi faccio tantissimi auguri. Come vedete quest'anno io non ho fatto neanche l'albero perché la mia mamma abbiamo avuto un sacco da fare, non ha trovato, quindi non avevo neanche posto dove metterlo. Io ora comunque vi farò il video questo qui di questo giacchetto perché mi è arrivato poi un prodotto che non sapevo che mi dovesse arrivare ed è questo. Skin, no, Spin for Perfect Skin. Ed è una specie, il Vanity Planet. Ora controllerò perché sapevo che mi doveva arrivare qualcosa, ma io avevo capito prodotti. È praticamente una specie di Clarisonic, soltanto è sia per addosso. Vedete, allora, questa dovrebbe essere, a parte che sono morbidissime, non potete capire. Questa è la parte per il corpo, poi c'è questa un po' più dura e poi queste due che credo siano per il viso. Appunto fatto a questa maniera. Ora non c'è le pile, non c'è niente, quindi non so come funziona perché non c'è nemmeno. Comunque, ecco, mi è arrivato ieri, poi vi farò sapere. Non riesco più a star dietro a niente perché fondamentalmente non sto aprendo la mail da non so quanto tempo. E vabbè, cioè. Così, bimbe, davvero. E mi viene davvero da dire cavolo, ma cioè, noi io e Manu per un sacco di tempo non ci siamo toccati. Io ringrazio Jessica perché poi vi faccio vedere veloce veloce. Allora, a parte vi voglio far vedere, l'altro giorno ho comprato il cosino di Hello Kitty e c'era il piattino che ora metterò qui sopra in qualche modo. E questo praticamente sarebbe quello per portarsi dietro il pranzo. Io troverò cosa metterci dentro. Jessie Uzza mi ha regalato questa palette qua della Makeup Revolution, la Redemption Palette, con la miseria, che è questa con dei bei colori, devo dire. E poi mi ha mandato un sacco, vabbè, il Kajal, questo è molto bello, il Kajal della Makeup Revolution. Creme, cremine. Allora, questa è una crema per le mani assolutamente strabuona. Questa è una BB cream della Avon molto chiara. Questo è un esfoliante. Io ho delle labbra, faccio schifo ultimamente perché ci baciamo in continuazione. Siamo due animali e quindi cioè, ci siamo conciate delle labbra vergognose. Io poi non mi dovrei fare lo scrub. Cioè, ma sì, e secondo voi io ho tempo di farmi lo scrub? È la cosa più bella che esista perché io veramente non mi ricordavo perché il resto dopo 13 anni. Io non. Allora, io ho avuto un'altra storia importante, come voi sapete perché tanto ve l'ho già raccontata. Scusate, chiudo la finestra qui perché, come vi ho già raccontato, che era Niccolò, quando stavo con Niccolò è stato molto. Però io non mi ricordavo veramente che la cosa fosse così. Cioè, io sono troppo. Sto sopra. Cioè, sto camminando veramente tipo fantasma. Mi devo comunque controllare perché cioè, io sono una persona molto passionale, molto istintiva, quindi cioè, un minimo mi devo controllare perché se no cioè veramente vabbè. E questo era. Quindi c'ho da farvi un sacco di giveaway, ancora quello della Neve Cosmetics, cioè io sono disperata. Ragazze, è lì, vi giuro e ve lo metto che è lì. Hanno fatto le felpe per lo store, cioè sono troppo belle. Ci sono io con la cresta, c'è cioè la fine del mondo. Comunque poi vi farò sapere naturalmente appena ci arrivano e tutto. E
E niente, dai, ora vi saluto. Era un mini aggiornamento velocissimo. La macchina ha avuto un sacco di problemi. Mi si è acceso le spie delle pasticche. Un sacco... Quindi quei pochi soldi che avevo questo mese, tutti nella macchina. Non so neanche cosa faremo l'ultimo dell'anno a questo punto, perché... Allora, adesso vi saluto perché voglio vedere di girare il trucco almeno natalizio. Di modo che poi mi do una sistemata agli occhi e poi vi faccio vedere questo benedetto giacchetto, perché giustamente mi hanno richiesto un sacco di collaborazioni, ma a parte non ce la faccio proprio a star dietro a scegliere le cose. Poi vorrei parlare un giorno di questi, vorrei fare la persona cattiva, nel senso vorrei dire un po' la mia su... alcune cose di YouTube, naturalmente non farò un nome, naturalmente c'è, è il mio pensiero, però è comunque il mio pensiero e mi fa piacere esporvelo. Va bene, io vi mando un grandissimo bacio, spero che stiate bene, vi faccio ancora tanti auguri. Ho visto sono usciti anche nuovi rossetti della Mulac, che sinceramente non è che mi hanno poi fatto impazzire. Ah già, vi faccio vedere i tatuaggi allora, perché se no poi mi perdo. Allora, aspettate, eh. Ornella, amorosa, il tuo pacco è lì. Anzi, spero di riuscire ad andarci in settimana, perché è tutto lì. Allora, vi faccio vedere. Tanti di voi mi hanno chiesto che cosa erano. Ora vi spiego tutto. Oddio, mi si sta scaricando. Vediamo, eh. Allora, così la dovreste vedere. Aspettate, eh. Allora, questa è la F, dovrebbe essere. Allora, questa è la F. È la F di Filippo, cioè del mio cugino. E quest'altra invece è la G, sempre dell'altro cugino. Ho deciso di farle perché l'avevo già detto tempo fa che l'avrei fatte. Quello del mio nonno invece verrà sul braccio, mentre sulla coscia ci verrà quello di Pinocchio. E sono i miei cugini, io non avendo fratelli, sono veramente una parte troppo importante di me. Prima era Giacomo quello che più è, adesso vivendo con Filippo e comunque vivendomi Filippo l'ho messo dalla parte del cuore, quindi sulla sinistra, e avevo bisogno di tatuarmi, cioè veramente in una maniera che non potete capire. Quindi ora vi saluto e poi l'aggiornamento, mi è stato chiesto di farvi l'aggiornamento tatuaggi ma non c'è niente di nuovo. Tortorella non l'ho ripassato perché purtroppo, non essendo la mano dello stesso tatuatore, ho paura che Andrea, pigiando a badella, poi magari faccia una cosa un po' così, e quindi vedrò un attimino come gestirmela. Quindi io vi mando tanti baci, siete sempre nel mio cuore, vi terrò naturalmente aggiornate, state tranquille, però vi chiedo di perdonarmi e di portare pazienza se sarò molto molto meno presente. Quindi vi mando un bacio grande, fate brave, spippeggiate poco, vi adoro, vi amo, ciao meravigliose creature.